Amici di Arco Iris, benvenuti a Leggere negli occhi. L'incontro di oggi è un incontro per me speciale perché cosa devo dire di Stefano Benni che chiacchiererà con noi oggi del suo libro, ma non solo, di tutto quanto ci passerà per la testa. Nel risvolto di copertina dell'ultimo libro ci sono 19 titoli riportati, quindi mi sento assolutamente inadatto a presentarlo, se non per dire che tutti lo conosciamo, che è uno degli scrittori più tradotti all'estero e sicuramente più amati nel nostro paese. Questo è il libro che guiderà la conversazione di oggi, Margherita Dolcevita, uscito nell'ultimo mese. E Margherita è uno dei suoi personaggi più accattivanti, graziosa, però vive in una situazione molto difficile perché si trova di fronte ad una novità molto forte, e la prima domanda che vorrei rivolgere a Stefano è molto caratterizzata in base proprio alla lettura che ho fatto di questo libro. I tuoi romanzi sono sempre degli apologhi, sempre troviamo qualcosa che ci fa meditare. Io voglio proprio chiederti se è nel nome di qualcuno che parli o è sempre Stefano Benni che ci racconta storie, anche perché la visione, soprattutto negli ultimi libri, mi ricordo anche Saltatempo, Achille più veloce, è una visione piuttosto desolata del mondo. E a un certo punto anche in questo mi sono trovato un personaggio che dice: io credo che esisteranno sempre l'intelligenza, la voglia di libertà, l'eros e le sale da ballo, ha detto il nonno, ma la parola speranza non mi sento più di pronunciarla. La mia domanda è molto più diretta: hai degli eroi? Hai qualcuno per cui parli o di chi vorresti parlare? Ma io credo di parlare a nome dei libri, cioè io gioco nella squadra dei libri e quindi penso che i libri abbiano ancora un bello ruolo di resistenza, di speranza nel discorso della letteratura. Cioè non è necessario secondo me che un libro non si identifica né col suo finale né con la speranza che dà. Se un libro è un libro che parla alla gente, ci sono dei libri che finiscono male, ma possono darti speranza, e ci sono dei libri che finiscono bene, che sono delle gran cagate, non ti danno Anzi, in cui il speranza. lieto Ecco. fine è Quindi io appiccicoso. parlo per i libri, cerco di fare dei libri in qualche modo diversi dalla miseria culturale, televisiva, dell'avidità economica che vedo. In qualche modo scrivere un libro che è non contro, che è semplice, ma altrove rispetto a queste cose qui, per me è già un motivo di speranza, perché la storia della letteratura è piena di libri apocalittici o oscuri, però va avanti, e forse è proprio grazie a questi libri che va avanti. Non necessariamente una parola di speranza. È a cavallo, hai Sì, capito? E alata. andiamo avanti, ragazzi. A volte Certo. proprio riflettere sulla disperazione, non vuole dire fermarsi alla disperazione, ma è da lì che si ricomincia. E comunque devo dire che il nonno che ho citato è tutt'altro che disperato, anzi, è uno dei personaggi più positivi. Ha quel cinismo attivo che secondo me mi ha ricordato Vonnegut, scusa se è una citazione da Beh, poco. Vonnegut è un vecchio signore, ormai vecchissimo, che non si può più spostare, non l'abbiamo invitato in Italia, però ancora che scrive con una gran verve, una grande intelligenza. Beh, sì, è quello che io chiamo l'allegria filosofica dei vecchi, che indubbiamente soffrono, a volte sono esclusi e sono lì vicino a un passo dalla manara. A Il livella, dialetto, ecco, come diceva Totò. però in quel momento lì tirano fuori delle grandi lezioni di intelligenza, di ironia, che si può invecchiare in molti modi. Ecco, ad esempio, c'è scritto nel libro, i politici, ad esempio, in questo paese invecchiano molto male, diventano più cattivi, più ingenerosi. E magari io ho la lezione, diciamo, del posto dove sono nato, che i vecchi, invecchiando, non è che diventassero particolarmente saggi, però avevano questo spirito
che non era allegro, questa ironia, per cui per me era una gran lezione, perché dicevo, insomma, arrivare lì col corpo un po' ferito, ma insomma la testa ancora funziona. È la cosa che sto vivendo, perché mio papà ha 85 anni ed è il mio grande eroe, quindi capisco benissimo il tuo discorso. Anche tu cominci a avere un'età. Io parecchi, parecchi. Anch'io, sì. Ma dopo ti dirò delle novità dopo, anche sì. Se non sono più così giovincello. Comunque, visto che ci hai detto che sei nella squadra dei libri, mi trascini a farti questa domanda che avevo preparato per dopo. E la premessa è che tu hai sicuramente una fantasia sfrenata, tutti noi che ti leggiamo apprezziamo questo, hai sempre scritto molto, ma negli ultimi anni in particolare leggiamo quasi un libro all'anno di te, e questa cosa è, per chi ti centellinava ogni 3-4 anni in precedenza, è piuttosto significativa. Dove nascono le storie? Dove nascono le storie di Stefano Bello? Ma poi faccio anche l'attore, faccio il babbo, certo, che poi il mio primo lavoro è. Ma io credo dove nascono, dai, siccome anche tu scrivi, lo sai benissimo, basta tenere gli occhi aperti e le storie idee, arrivano. Insomma, tutte le mattine io mi sveglio con un capolavoro, poi la sera lo perdo. La difficoltà è passare dalla fase della visione a quella della condivisione. Io ho una fantasia abbondante perché ho questo dono della fantasia, sarebbe un discorso lungo, forse perché sono nato bambino al buio, senza luce elettrica, posso dire. Il difficile è poi questa cosa qui farla diventare, scrivere. E paradossalmente io faccio fatica a scrivere. Credo che sia perché la mia è una passione totale, quindi io non vado in televisione, non vado ai premi, la mondanità letteraria non mi interessa. Ho abbastanza tempo, la notte lavoro, e quindi certo produco molto, meno rispetto a quello che vorrebbe l'editoria, però tanto. Più però di così non vorrebbero? Più di un libro all'anno? Assolutamente, se dessi anche un libro ogni 3 mesi, cioè l'editoria è contentissimo. Però anche Margherita c'è un lavoro di 2 anni, insomma, sembrano forse tutti vicini, ma anche forse perché c'è attesa, forse perché tu li vedi tutti insieme sommati e fanno effetto, ma questo è un mio piccolo merito, cioè se i miei libri sono tutti vivi e quindi tu li vedi in libreria tutti insieme, dici quanto hai scritto. Che è decisamente una rarità. Ecco, in realtà c'è della gente che ha scritto più di me, però magari alcuni libri o giustamente o ingiustamente sono stati dimenticati, quindi credo tu sia uno dei pochi in cui è possibile ritrovare tutti i titoli in libreria, o quasi. Sì, sì, tolto i 2 che non ho voluto ripubblicare io. Comunque, mi ricordo, sai, da un una libro parte c'è Simenon, che scrive più di me, dall'altra non so, c'è Gadda che scriveva i pezzi di romanzi, poi li rimontava. Non credo che esista una produzione ideale, ecco. Infatti è proprio a metà. Metà della gente mi dice scrivi poco, ne vorrei di più, e metà della gente mi dice scrivi troppo. Credo che, non so, per i lettori magari non scrivo abbastanza, per qualche anch'io. Mio amico che forse ha ragione, i tempi dell'editoria si sono molto accelerati, per cui 19 libri in 30 anni è una bella media. È qualcosa che non compare. Io ricordo uno dei tuoi primi libri, ero ragazzino e tu anche naturalmente, che si chiamava Non siamo stato noi, che mi pare fosse una raccolta. Beh, quella era una raccolta di corsivi, quindi con i libri lì poi è facile farli perché monti dei pezzi, quindi alcuni di questi libri sono appunto raccolte, però insomma anche i libri di poesia, dici i libri di poesia non contano, i libri di poesia ci vuole parecchio tempo a fare. Ah, sì, sono anni e anni di poesia, esatto, che tu poi decidi di. Però insomma no, io quando li vedo tutti insieme ho una sensazione un pochettino di sconcerto, dici ho fatti proprio di io. Sconcerto, poi anche un pochettino mi viene a toccarmi le palle, perché insomma quando sono tanti, e poi soprattutto vedi lì ci sono già le tesi, allora, quando cominciano a fare le tesi, questo te la racconto, forse te l'ho già raccontata, ma che c'è stata una che ha fatto la tesi su di me, che ha detto mi rivolgo, voglio fare la tesi su di lei perché lei è momentaneamente vivo.
momentaneamente, momentaneamente vivo. Oh, e io le ho scritto: signorina, grazie, le ricordo però che anche lei è momentaneamente viva. Sì. Voleva dire che non poteva dialogare con quelli che non ci sono più, con me poteva anche farmi un'intervista. Quindi per metà mi fa piacere, per metà c'è questo odore di monumento. Il mio amico Fabrizio De André, che era un grande maestro per me, diceva: sui monumenti ci cagano i piccioni. Veramente dissacratore ma realista. Senti, torniamo un attimo a questa simpaticissima Margherita Dolce Vita e volevo chiederti di commentare una tua frase che è un po' così. Dici a pagina 167: ci sono camarille e logge ben peggiori, e quella degli apparentemente normali, con la A e la N maiuscoli, è la più temibile. Ma chi sono questi apparentemente normali? Ma non solo, come facciamo a non diventare come tutti gli altri quando tutti gli altri vogliono che diventiamo come loro? Sì, ma questa non è una domanda, questo è un trattato filosofico. È una domandona. Ci parlerebbe in mezzo tu come si come fa. Come si fa a essere egregi, cioè ex gregge, fuori dal gregge? Bisogna semplicemente, io credo, avere una passione vera, insomma, se uno ha una passione vera, nel mio caso, nel tuo, può essere lo scrivere, può essere... in qualche modo c'è qualcosa che ti guida, poi c'è un momento in cui ti chiedono di vendere l'anima o vendere il culo, dipende dalla... Ecco, a quel punto lì, se la passione ti sostiene, allora tu hai il coraggio di dire: beh, c'è qualcosa che rispetti, no? Il successo piace a tutti, salire piace a tutti, i privilegi piacciono a tutti, sì, un po', però c'è qualcosa che vale più di tutto questo, ecco, e quindi senza rinunciare, senza diventare eremiti, insomma. Cioè, che poi forse per è me, uno snobismo all'incontrario, non lo so, non ha per senso, me società, c'è sempre qualcosa, civiltà, cioè. Che è stata la parola, quando io ho capito che ero uno scrittore, non l'ho fatto subito automaticamente, cioè che era entrato... il mio nome era vicino a questa parola per me grande, che stava lassù, insomma, che era un grande onore per me. Io ho sentito anche una grande responsabilità. Dal momento che ho sentito questa responsabilità, ho sentito anche che dovevo assomigliare un po', non al 100%, non in modo integralista, a quello che scrivevo. E questo mi ha fatto pensare che gli scrittori non possono essere nel gregge, ma in qualche modo sono sempre in disagio rispetto ai tempi, e che qualche volta possono anche pagare un prezzo per le loro idee, se no, insomma, sarebbe troppo facile, se no diventiamo... È facile non prendersi nessuna responsabilità di quello che si scrive, invece... Anche perché gli scrittori italiani spesso si lamentano, ma in realtà poi nel nostro paese, ad esempio, veniamo pagati, mentre invece in metà del mondo gli scrittori... fanno una gran fatica a essere pagati quando non vengono in caccia, quindi direi di lamentarsi di meno, insomma, non è necessario sempre poi scrivere per il re, insomma, ci sono tante altre strade. Poi se uno vuole scrivere per il re, al di là però della militanza politica, che chi scrive con coscienza di fare, che so, un romanzo militante finisce per essere palloso. Credo che tu invece hai saputo far collimare il divertimento e il discorso politico in maniera ottimale. Giudizio mio, poi puoi essere d'accordo o no. Senti, questa è una tua responsabilità averlo detto. Senti, io, come sai, sono un pediatra, ma non solo. All'alba dei 50 anni sto per diventare papà, questa è la notizia di oggi. Allora volevo farti una domanda sui bambini e sugli adolescenti, che ci sono sempre nei tuoi libri e sono spesso i protagonisti e comunque personaggi di grande spessore. In questa pagina 12 di Margherita Dolce Vita leggo però questa frase: quando i bambini crescono e diventano adulti, capiscono subito che quello che gli avevano detto da bambini non è vero, eppure riciclano ai loro figli l'antica bugia, e cioè che tutti vogliono consegnare ai bambini un mondo migliore. È un passaparola che dura da secoli, e il risultato è questa terra, questa vescichetta d'odio. Gesù, ma che mondo devo presentare al mio ragazzotto che sta arrivando? Ma non c'è bisogno che lo presenti, lo capirà da solo. Capirà da solo che, anzitutto, nell'infanzia si ha una capacità di trasfigurare, di
ma non credo che i bambini siano così degli esserini ciechi che cercano solo la felicità. E l'infanzia è proprio questo, no? Tu lì hai un libro che per caso che è La Terra Desolata, che è forse il libro, l'unico libro da cui posso dire che Margherita è stata un giorno, non dico ispirata, ma c'è un verso che tu conosci, aprile è il mese più crudele, no? Il libro si svolge in primavera, quindi c'è una primavera della vita straordinaria che è l'infanzia, in cui noi combattiamo molto per i nostri sogni e poi in qualche modo arrivano le altre stagioni, però io credo che anche a 50 anni o a 60 come me, la primavera è una stagione che ancora abbiamo dentro, però è un mese crudele perché è il mese che nasce dalla morte di Cole. Noi sappiamo che alcune cose sfioriranno, non per questo, insomma, rinunciamo a vivere e poi anche credo che vivere in un mondo che in qualche modo ti vorrebbe costringere all'infelicità e riuscire invece, hai capito, a ritagliarti, Calvino diceva, quello che non è inferno, ecco, questa è una grande vittoria, quello che fanno i bambini tutti i giorni, cioè di trovare la gioia dappertutto, ma credo che imparino ben presto, insomma, che dove sono le ombre. Purtroppo però, sì. Ma te ne accorgerai quando diventerai papà, insomma, di quando loro non arretrano, ad esempio, di fronte alla complessità. Se una situazione è complessa, l'adulto semplifica, il bambino vede molto l'aspetto della luce e dell'ombra e naturalmente si dirige verso la luce, ha molto fiducia, ci va. Questo dovremmo conservarlo anche da anziani, da vecchi, invece diventiamo indifferenti, che è diverso da tragici, cioè mantenere questa visione dell'infanzia di grande gioia e grandi paure è una buona cosa. Diventare indifferente a tutto infatti terribile. Non esistono, o se esistono è ben triste, bambini indifferenti. Esistono bambini che apprezzano molto la gioia, hanno molta paura, scappano, soffrono molto delle ferite, ecco, e sono vivi in questo modo. L'età dell'indifferenza arriva dopo. Ecco. E credo che nella scrittura ci sia anche una componente di gioco che ci ricorda un'infanzia dell'anima che forse è più vivace in chi scrive che in chi guarda solo la televisione. A me viene in mente che uno che è indifferente a tutto, ma perché deve mettersi una macchina da scrivere per chi, insomma, cioè se vuole diventare ricco non fa lo scrittore, con lo scrittore più diventa benestante o quindi sei indifferente a tutto, niente, parla di macchine, di calcio, di televisione, perché la televisione è qualcosa che ti permette di non far funzionare l'immaginazione, almeno in Italia, guardi e consumi, mangi, ecco. E anche in questo romanzo la televisione, o meglio il suo brillio azzurrino distante, ha un ruolo tutt'altro che secondario, perché è esemplare di qualcosa, della famiglia che è dipendente da questo mezzo e costringe la famiglia, tra virgolette, povera a comprare un enorme televisore per poterla manipolare in maniera migliore. Io ce l'ho poi, tu lo sai, con la televisione italiana di questi anni, non con la televisione svedese, inglese, magari noiosissima, ma è diversa. Però sì, mi spaventa sempre il fatto che vado magari in una casa dove non c'è niente di esibito e poi magari ci sono questi mostri al plasma enormi. Allora, per vedere, mi viene da dire che insomma uno stronzo a 10 pollici o 30 pollici o 60 pollici è sempre quello. So che è una banalità, è una battuta, però questa mania del supporto, del grande schermo, a volte un po' mi spaventa, perché poi sono anche molto costosi. Ecco, quindi molto costosi, gli permettono di vedere il calcio come se fossero allo stadio. Ma io il calcio preferirei vederlo allo stadio, ma il discorso diventa doloroso. Doloroso, sai, e questo weekend sarà penoso per i bolognesi. Mi spaventa questa la presenza di questi mostri magari in una casa. Mi fa paura, ecco.
quando vedo queste... Anche a me, io non ho avuto per 15 anni la televisione, in questo senso non sentivo affatto la mancanza. Sono proprio ratzingeriano. Ratzingeriano. Perché, perché hanno detto, ma Ratzinger è contro il 2000, ma... Ma allora anch'io per certe cose sono contro il 2000. Paparazzo è già stato nominato. Senti, a fronte di una piccola frase ti vorrei fare un'altra domandina. A un certo punto leggiamo in un momento di sconcerto, ma dove sono finiti gli Yes Dogs, che sarebbero quei cagnolini che fanno sì sul retro delle automobili, e gli Hula Hoop, e le tartarughe ninja, e la carta moschicida, e la democrazia? Poi a un certo punto citi, direi con amore, I Am The Walrus dei Beatles, citi Tim Buckley. Ecco, ma che cos'è questa nostalgia? E poi è vero che il passato sembra sempre migliore del presente? Del passato ci sono delle cose che vorrei rivedere e delle cose che, grazie a Dio, ho lasciato alle spalle. Felicemente perso. Però non è che si viva l'attimo. E poi la letteratura è questo, il nostro tornare a rivisitare dei luoghi che ami, oppure inventare dei luoghi che hai immaginato e ritornarci. Però qui è molto scherzoso, perché mescola insieme appunto degli oggetti, che questa cosa della moda che ti inventa dei bisogni e poi li fa dimenticare subito, ai vicini ci metti la democrazia, perché gli italiani a volte mi sembra che diano come dire, alla democrazia lo stesso importanza che danno all'Hula Hoop, cioè dice vabbè, non è più di moda, c'è qualcosa che si chiama liberismo impresa al suo posto. Non è poi così, perché poi vedi che in fondo tutti sanno che quando perdi certe cose, dopo poi la vita diventa più difficile. Ne soffri la mancanza. Però indubbiamente l'indignazione, ad esempio, che suscita un rigore non dato, ecco, per dire, non la suscita il fatto di una sentenza su Previti, ecco, quindi oppure questo ormai l'enumerazione dei defunti quotidiani a Baghdad, a nessuno gliene frega niente, penso. Ma no, molti sì, si sono diventati appunto indifferenti, anzi non vogliono che io... Ogni volta che tu glielo ricordi, in qualche modo lo fai per ideologia, secondo loro, cioè una normale compassione, ecco, viene considerata ideologia. Non va bene. Ma non lo so, questo non va bene né a un laico né a un cattolico, credo. Insomma. Anzi, ci sono stati un paio d'anni fa, solo al dire la parola solidarietà, la destra si sollevava, per non parlare della Lega, come quando Himmler sentiva la parola cultura che tirava fuori la pistola, più o meno. Era Goebbels. Goebbels. Sì. Va bene, grazie per la correzione utile. Credo, è un po'. Senti, ma allora la morale è questa? La morale... No, la morale non è... Ascoltami, la parola. L'hai scritto tu. La morale è: non dobbiamo rindere quando siamo contenti noi, ma quando sono contenti loro? No, questo è quello proprio che succede ai bambini, a me questo mi... Cioè che è vero, però, che anch'io quando ero piccolo riflettevo su questa cosa. Cioè che la maestra a scuola diceva, cioè nel libro, cosa si fa nell'ultimo banco? Si ride, con questo tono come per dire si stupra, si spaccia droga. A scuola, che era un posto dove io avevo un gran bisogno di ridere, perché così per rilassarmi, perché c'erano dei compagni di scuola, quindi era lì che mi scambiavo le battute. Che c'era società. C'era mondo. Società, poi c'era la cultura, era bello anche prendere in giro un pochettino questo... i tromboni che ci propone, lì c'era un gran bisogno, lì non si poteva, e poi fuori tu eri obbligato a vestirti da Zorro e andare al carnevale, oppure come adesso, hai capito che ci sono i film per i bambini lì devono ridere, non solo, ma andare a comprare il gadget, andare a mangiare il panino con la... Ma invece qualche volta anche gli adulti reagiscono, insomma, decido io quando rido e non voi, se no che riso è, ecco. Se no appunto il riso televisivo con le risate finte, che è la cosa programmate, più... spinte col pulsante. Un comico dovrebbe rifiutarsi, invece accetta anche questa umiliazione, io non so perché. È il comico, questo... Perché invece... certi comici che vorrebbero farci ridere, perché sono tanto malinconici? Vabbè, ma
ritorniamo alla parola prima, il contrario della comicità non è la tragedia ma l'indifferenza, un fatto di attenzione, l'ho sempre detto. Se tu sei attento al mondo, appunto, tu vedi delle cose che ti feriscono, cerchi in qualche modo di, come dire, di condividere queste cose con altri, cerchi di usare l'arma dell'ironia, cerchi di non chiudere gli occhi. Questo produce insieme comicità, consapevolezza, queste cose possono stare assolutamente insieme, sono legate a un passo. Tutti i grandi scrittori hanno la tonalità dell'ironia. Poi alcuni decidono di diventare scrittori che usano la tonalità proprio del comico. Ecco. E dall'altra parte c'è l'indifferenza, e allora lì si va proprio in un altro terreno. Le persone indifferenti normalmente non ridono mai e non patiscono, oppure pensano di non patire, rifiutano il dolore come un inconveniente, come dice il nostro Presidente del Consiglio, che ha detto che certi disastri che succedono in Africa sono inconvenienti, qualcosa che, di cui non conviene parlare in un mondo retto da una radiosa economia. Dalle 20 persone che lo reggono, o 200 quelle che sono. Ecco, questo mi dà il destro per farti un'ultima domandina, perché credo che il mondo contemporaneo sia molto esplorato dalle tue storie, anche se sono qua e là raccontate. A un certo punto leggiamo appunto che in economia bisogna essere furbi e capire quali sono i desideri degli altri, ma soprattutto insegnare agli altri che desideri devono avere. Questo è il mondo che noi non vogliamo, ma certe volte mi viene da pensare se è battibile questo mondo, perché faccio una gran fatica a vedere soluzioni che combattano questo strapotere del mediatico, dell'immagine, della manipolazione. Ma sì, gli scrittori. Dobbiamo avere un po' di speranza. No, ma assolutamente gli scrittori possono fare qualcosa, ma possono fare qualcosa anche gli insegnanti che insegnano. E poi adesso c'è tutto un movimento di mediattivisti, non lo so, ma ci sono degli scienziati e degli economisti adesso che si sono stancati di questo, e quindi loro, meglio di molti scrittori, stanno veramente facendo, parlando, lanciando delle grida di allarme molto forti, insomma, quindi non è più solo lo scrittore, capito, nella sua torre d'avorio. Si sta allargando il mondo del dissenso, perché il consenso è talmente impregnato in questo mondo. Ormai i libri sulle quotidiano. Multinazionali, è molto difficile, voglio dire, è sempre difficile, io nel libro lo dico, che molto spesso i film contro le multinazionali poi alla fine vengono in modo finanziati dalle multinazionali, però il meccanismo ha sempre dei punti di rottura deboli, ecco. Dire che poi alla fine ci sarà una vittoria finale di qualcuno, come faccio a dirlo? Io personalmente, ad esempio, sull'Italia sono ottimista, penso che l'Italia tra 20 anni sarà un paese migliore, però forse non ci sarà più la terra, quindi sui guasti al clima e sulla guasti di questa economia criminale, invece sono pessimista, penso che il mondo non abbia più infanzia, appunto, che sia invecchiato, ma non sono pessimista per natura, ma perché quando leggo i rapporti degli scienziati giapponesi, che ovviamente non sono dei comici, ma sono persone terribilmente serie, allora mi viene paura. Allora se io scrivo che l'Apocalisse arriverà e girerà e il mondo sarà un gigantesco popcorn che vagherà arrostito nello spazio, hai capito? Posso riderci un po' sopra. Se 100 scienziati giapponesi e tedeschi mi dicono che se continua così la Terra ha 50 anni di vita, e allora io ho veramente paura. Ecco. Dovrebbero aver paura anche i politici, perché pare non abbiano paura, perché loro sono convinti che esistano molte terre in cui noi possiamo. Il giorno che qualcuno gli dirà che la terra è una sola, forse capiranno, e questa è una cosa che ancora mi stupisce, insomma. Speriamo che sia così, una revisione del proprio pensiero da parte del mondo del potere economico che sta in qualche modo devastando la terra, ce l'auguriamo tutti. Bene, io ti ringrazio moltissimo. Abbiamo parlato molto seriamente oggi, ma ovviamente potrete leggere nel libro di Stefano la solita verve
dissacratoria più volte, molto allegra, molto spesso allegra, e quindi leggetelo perché è molto bello. La nostra perla conclusiva di oggi è una riflessione su alcuni scritti di Max Frisch, il grande scrittore svizzero, il quale sostiene che esistono due soli tipi di letteratura. Una che è un inno, una lode indirizzata alla vita, e l'altra che è un lamento, una protesta contro la vita così com'è. A ciascuno scegliere la sua strada quando si prospetta il bivio. In ogni caso, gli scrittori, così dice Max Frisch, non si rassegnano mai al mondo così com'è. E allora che Frisch dice che le molle del pensiero creativo sono la sensibilità e la collera. Queste sono cose da meditare per voi che scrivete, ma anche per voi che leggete. Grazie, al prossimo incontro.